cari amici, oggi abbiamo presentato una delle nostre più importanti denunce fra tutte quelle che abbiamo presentato negli ultimi anni, e poi voi vedrete perché quando ve la leggerà per intero, perché è bene che voi sappiate in quale situazione noi ci troviamo oggi in Italia. Noi e voi, Noi tutti, in modo tale che ne prendiate atto. Io personalmente di fiducia ne ho poco che qualcuno abbia la forza e il coraggio di reagire. Anche perché qui è tutta una cricca di figli di puttana. No, perché uno si domanderebbe, ma come mai che dal 2005 che va avanti questo procedimento di modificazione dei rapporti fra Stato e cittadini e non c'è stato, nonostante un 5 o 6 governi, dunque Berlusconi, poi c'è stato Letta. No, c'è stato Monti, Letta che va in bicicletta. Monti, Letta. Ermutanda, poi c'è stato chi cazzo c'è stato? Il figlio del Papa Gerolimoni, e adesso c'è questo duopolio Salvini Di Maio, cioè sono 5 o 6 governi di tutti i colori e tutte le razze che se ne sono strafottuti della, diciamo, solidarietà fra Stato e cittadini, cioè si sono tolti il cetriolo che stava in culo, che gli faceva male allo Stato, e l'hanno messo subitaneamente in culo ai cittadini, senza che il cittadino sapesse un cazzo. Certo. Adesso vi con dico, la benedizione del Papa, per inteso, sempre con, Papa, con tutti i papi e antipapi che volete, ma soprattutto quando c'è da mettere un cetriolo in culo a qualcuno. E a quel punto lì interviene sempre il Papa, meglio se gesuita. Bene, allora abbiamo fatto una denuncia qua, denuncia per reati relativi alla pretesa di eseguire pagamenti verso l'ufficio delle entrate con strumenti monetari non riconosciuti legalmente, è già cominciato ad aprire orecchie, contro l'attuale ministro di finanze Giovanni Tria, l'ex ministro delle finanze che ci ho sempre piacere a denunciarlo, che si chiama Piercarlo Padoan, momentaneamente con questo nome, ma usando anche altri nomi. Li cambio all'occasione, ecco. Sono quelli che veniva chiamato non l'olandese volante, l'ebreo volante, capito? Esatto, errante. E quant'altri, quindi direttori generali delle sedi di ufficio di entrata e quant'altri, ci avete idea di che soddisfazione, che gusto ci ho avuto a fare questa denuncia? Perché per le ipotesi dei reati di concorso formale in reato continuato, quindi anche di tipo mafioso, circostanze aggravanti perché loro fanno quello che fanno, e quindi poi abuso d'ufficio, omissione d'ufficio, associazione a delinquere, abbiamo già detto, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, eccetera, eccetera, e poi estorsione, truffa e quant'altro. Attenzione, è truffa ed estorsione, ricordatevelo bene, e poi vedete. Allora, l'articolo 3 della Costituzione dice che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, eccetera, eccetera. L'articolo 42, sempre della Costituzione, dice la proprietà è pubblica o privata, i beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, ma ne determina i modi, cioè che ne determina i modi di acquisto, di godimento e di limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e renderla accessibile a tutti. E qua quello che hanno fatto questi 4, 5, 6 governi non è propriamente né sociale né meno costituzionale. È meno costituzionale e soprattutto solidale. E poi ancora, 43, ai fini di una utilità generale la legge può osservare, riservare originariamente e trasferire mediante espropriazione salvo indennizzo allo Stato ed enti pubblici o a comunità e lavoratori o ad utenti determinate imprese e categorie di imprese che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse sociale. Cazzo di Buddha! Proprio l'articolo che serve per nazionalizzare la Banca d'Italia. Naturale. Oh cazzo, eccolo qui, l'articolo 43.
Ma com'è che nessuno, noi lo sappiamo da sempre ovviamente, ma com'è che nessuno dei nostri governanti, invece di a nazionalizzare la Banca d'Italia e quindi non avere nessun costo, viceversa ha fatto quello che sta, adesso diremo. Certo. È chiaro? Cioè, qua deve essere molto chiaro questo passaggio, eh? Allora andiamo, a poi, l'articolo 47, la Repubblica... Mandateci al potere e li processeremo lo stesso giorno. Articolo 47, la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme, disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Oh cazzo, 43, 47, eccolo lì, la nazionalizzazione della Banca d'Italia, per cui dopo non c'ha più nessun costo, nessuna spesa, né lo Stato, né i cittadini. Naturale. E qui invece fanno a chi ce l'ha più lungo, stiamo facendo a chi ce l'ha più il lungo. Cetriolo, intendiamo. Cetriolo. E allora qui c'è... I fatti, stralci di dichiarazioni ufficiali presenti sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale, e qui c'è il sito web, no? Chiunque può andarsene a leggere le cazzate assolute che scrivono questi mistificatori. Allora, si sono inventati una cosa ridicola, che sarebbe da riderci sopra se non fosse vero e non creasse tutti quei andasse a creare e andrà ancor più a creare dal 1 gennaio 2019 in casa dei cittadini, nelle tasche dei cittadini. Io in ogni caso non pago più, quindi io, se vuoi i miei soldi, te li do come decido io. Certo. Se no non te li do. No, come per legge, non come decidi te, come per legge, la tua legge, oltretutto. Perfetto. Parlavamo di Marx e Stirner, sì. Prima. No. Leggeremo alcune considerazioni, ecco, di questo grandissimo uomo. Dopo ne parliamo. Va bene. Allora, PagoPa. Uno legge PagoPa, gli viene anche da ridere, dice: ma che cazzo è una barzelletta? No, non è una barzelletta. È un sistema per rendere più semplici. Sentite che paradossi, che paranoie, che ossimori. Per rendere più semplici, sicuri e trasparenti tutti i pagamenti verso la pubblica amministrazione. Oh cazzo. PagoPa è adottato obbligatoriamente da tutte le pubbliche amministrazioni e da un numero crescente di banche e di istituti di pagamento, prestatori di servizi a pagamento, che si chiama con acronimo PSP. Qui c'è l'acronimo per ogni cazzata che si inventano. In modo tale che uno non riesca a capire. E allora PagoPa è previsto in attuazione l'articolo 5 del CAD, Codice dell'Amministrazione Digitale. Qualcuno ha sentito parlare mai? Mai, state tranquilli. È una cosa che risale a molto tempo fa, e poi ve lo dico. È dal decreto legislativo, decreto legge, scusate, 179, allora il CAD, il codice dell'amministrazione digitale, è del 2005, poi dopo vi dico esattamente, è il decreto legislativo 179-2012 che precisa e puntualizza tutte le varie situazioni. E dunque, PagoPa nasce per specifici motivi: incrementare l'uso delle modalità elettroniche di pagamento a livello di sistema paese, in considerazione del fatto che i pagamenti delle pubbliche amministrazioni sono rilevanti per numero di transazioni e volumi. Quindi, dice lui, questo ideatore di questa cazzata qua, rendere il cittadino libero di scegliere come pagare. Paradossale affermazione, dico io. Cioè, il cittadino che cazzo può scegliere? Se potesse scegliere potrebbe pagare anche in contanti. E invece no, può scegliere fra le cose che dice lui e non quella che è legale. Allora, dando evidenza dei costi di commissione, cioè tutto questo postribolo serve a dare evidenza dei costi di commissione, ridurre i costi di gestione degli incassi per le pubbliche amministrazioni, standardizzare a livello nazionale le modalità elettroniche di pagamento verso la pubblica amministrazione e cazzi vari. PagoPa permette di pagare tributi, tasse, utenze, rette, quote associative, bolle e qualsiasi altro tipo di pagamento verso le pubbliche amministrazioni centrali e locali, ma anche verso altri soggetti come le aziende a partecipazione pubblica, le scuole, le università, le ASL, eccetera, eccetera. PagoPa non è un sito dove pagare, ma un sistema di pagamenti standard adottato da banche e altri istituti di pagamento. Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito e sull'applicazione dell'ente creditore, addirittura l'app, l'applicazione, che pippe e ventali si continuano, hanno un neurone e con quel neurone si fanno le pippe mentali, una cosa allucinante. Ci dobbiamo tagliare il neurone. Allucinante, vabbè, andiamo avanti.
e sull'app dell'ente creditore, il tuo comune ad esempio, attraverso i canali online fisici di banche e altri prestatori di servizi di pagamento, PSP, fra parentesi, ovvero presso le agenzie della tua banca, oppure utilizzando l'home banking della tua banca, dove trovi i loghi CBL PagoPa, o anche presso gli sportelli della ATM della tua banca, se abilitati. Presso tutti i punti vendita del CISA, l'automatica, il TB, alle poste, se il canale è attivato dalla pubblica amministrazione, eccetera, eccetera. Pronti? Sì, dimmi tutto, veloce, che sto registrando un video. Allora ti chiamo fra un'oretta o due, dai che sto in video. Sì, mi ricordo, ci sentiamo dopo, ciao. Allora, l'automatica, ITB, le poste, se il canale è attivato dalla pubblica amministrazione che ha inviato l'avviso, o ricordiamoci, avviso di pagamento, quindi anche cartella esattoriale, non ce lo scordiamo mai. Da una parte ci mandano le cartelle esattoriali e dall'altra dobbiamo pagare come dicono loro, pure, oltretutto. Da vedere se fosse pagabile o meno, lasciamo perdere, diciamo che sia... Diciamo che tutte le volte le nostre cartelle esattoriali sono false e questo lo ripetiamo già da qualche annetto. Da molti anni, da quando è uscito Equitalia. Esattamente. Perché ha stravolto il sistema di esazione, anche lì fra il 2000 e il 2002... si sono avvicendate tutta una serie di leggi di cui ovviamente il cittadino non ha saputo un cazzo, no? E che hanno poi portato alla situazione attuale. Allora, il principale vantaggio di utilizzare il sistema PagoPa è quello di affidarsi ad un sistema unico di pagamento semplice, rapido e trasparente, certezza dei costi di commissione, chiarezza degli importi, eccetera, eccetera. Tutte cazzate, una più abominevole dell'altra. Per effettuare i consigli del tipo di pagamento verso la pubblica amministrazione, il PagoPa permette alle pubbliche amministrazioni di utilizzare un sistema semplice, standardizzato, non oneroso, pure non oneroso per ricevere qualsiasi tipo di pagamento. Tra i vantaggi, il PagoPa permette di ridurre i costi per ricevere e gestire i pagamenti, pure questo è falso, perché adesso c'è una cartella che andremo ad esaminare che dimostra che questa è una cazzata abominevole. Le pubbliche amministrazioni sono tenute per legge ad aderire al sistema del pagamento PagoPa. Ogni istituto che gestisce i pagamenti con PagoPa, quindi prestatori di servizi di pagamento, può applicare autonomamente differenti costi, quindi non c'è manco la certezza, lo dicono loro, cioè dicono che c'è la certezza del pagamento, dell'equità fra tutti quanti, però poi dicono che si autosmentiscono, talmente idioti che si spudorano da soli. Vabbè. Allora, ogni istituto che gestisce il pagamento con PagoPa si può applicare autonomamente differenti costi a seconda delle proprie politiche commerciali e dalle condizioni contrattuali. Cioè, è una follia più assoluta. Sì, allora io devo pagare, siccome vengo a sapere che a Canicattì costa di meno, mi trasferisco certo, a Canicattì. Certo, perché l'articolo 3 è chiarissimo, non ci possono essere sperequazioni di nessun genere fra cittadini all'interno del territorio nazionale, e non può essere che un cittadino della Val d'Aosta abbia un trattamento diverso o anche della Lombardia rispetto a quella della Lucania. Con PagoPa le commissioni nella peggiore delle ipotesi rimangono invariate rispetto ai casi in cui PagoPa non è usato, un'altra cazzata. La differenza è che con PagoPa le commissioni vengono esposte in modo trasparente al cittadino, che lo dicono loro poi, sempre, che potrà rendersi conto di come tendenzialmente... Perché invece se no non c'è scritto il prezzo della commissione. Tendenzialmente i costi si riducono, dice pure, altra cazzata ulteriore. Prima dell'introduzione del PagoPa in molti casi era l'ente creditore a inglobare i costi di commissione all'interno del tributo di servizio. Dice ancora qua, entra più nel dettaglio. Prima dell'introduzione di PagoPa in molti casi era l'ente creditore ad inglobare i costi di commissione all'interno del tributo del servizio. Quindi cazzo di Buddha me lo fai pagare di più. Certo. È chiaro, no? Costo di commissione, quindi il costo di commissione quindi rimaneva nascosto al cittadino, ma comunque presente.
Negli altri casi il costo di commissione era esplicito. Che quali? Non, assolutamente qua, quali? Non, i costi di, cioè, il pagamento questo, c'erano sempre esplicitati. Una capacità di eloquio a livello embrionale, sì, di feto. A sì, livello ma i feti parlano meglio, parlo sono più intelligenti. A livello di feto. Di questi funzionari dello Stato. Mi è venuto adesso, vabbè. Ad esempio, il pagamento selezionati. Sì, beh, chiaro. Per valori partitici. E, ad esempio, il pagamento con il bollettino postale o con un avviso in banca comporta un costo di commissione anche se pagato con l'home banking. Ma guarda un po', ma come, non aveva detto che l'home banking era gratuita? Ma nel pagamento poi di un F24, ad esempio, il cittadino non paga commissioni, ma i costi sono a carico dell'agenzia delle entrate. E mi sembra giusto. Cazzo, ti pago le tasse, mi sembra giusto che le tasse siano comprensive del tuo costo di gestione. È normale, no? Non che il tuo costo di gestione me lo rifili a me. Ma che cazzo di diritto è questo? Che concetto del diritto è questo? Sono solo dei ladri di polli, ma di quelli brutti, bisogna tagliargli le mani. Vi ho detto, dateci il potere e vedrete che andranno in giro molte mani, no, aspetta, per i trapianti. E quindi queste spese e questi costi, a carico dell'Agenzia delle Entrate, in modo indiretto entrano nella fiscalità generale. E mi sembra giusto. Mi sembra giusto. Perché devi far pagare a un poveraccio che ha 15.000 euro di reddito. La stessa cosa che fai pagare a quello che ha 250.000 di reddito, cioè il costo della gestione, del pagamento, della transazione è uguale. Quindi dove sta l'articolo 53 della Costituzione? Vi venga un cancro al culo, no? Certo. Non a voi che vedete, vi venga un cancro al culo a quelli che immagino non riescono a scrivere queste cazzate qua. E allora, ecco qua la tabellina, facciamola vedere la tabellina, eccola qua, questa è una tabellina che poi seguirà anche nella pagina successiva. Allora, qua dice, canali di pagamento, commissioni prima di PagoPa e poi con PagoPa. Questa colonna qui, questa colonna qui, questa colonna qui. Allora, home banking, e quindi prima di PagoPa, variabili in base al rapporto banca-cliente in base alla banca scelta, variabile a partire da zero in base al rapporto banca-cliente. Che cazzo vuol dire? Che è uguale, certo. È uguale. Allora, un attimo, agenzie bancarie e ATM, come si chiamano gli ATM? Bancomat. A partire da 2 euro e dipendenti della banca non disponibili in tutti gli istituti. A partire da 1,30 euro dipendenti della banca scelta, servizio disponibile presso tutti i PSP aderenti a PagoPa. E quindi dove sta la differenza? 70 centesimi? È uguale per tutti poi, eh? Per quello che fa una dichiarazione di redditi di 15.000 euro come quello che la fa per 250.000 o mezzo miliardo. Siti della pubblica amministrazione comune. Non sempre il servizio era disponibile, quando disponibile le commissioni erano imposte dalla banca della tesoreria, scelta dalla pubblica amministrazione e assorbite dalla pubblica amministrazione. Che dice qua? Il cittadino paga in base al PSP, allo strumento che sceglie, conto corrente, carte di altro, in alcuni casi le commissioni sono pari a zero, quando si paga con addebito in conto, ad esempio paga sulla carta di credito, grazie alla tecnologia i costi sono commissioni, sono ottimizzati. Qua c'è un piccolo vantaggio rispetto a prima. Poste tramite il bollettino postale, 1,10 euro, 1,50 euro prima, dopo 1,10 euro, 1,50 euro. Sisal prima 2 euro, dopo 2 euro. L'automatica prima 2 euro, dopo 2 euro. Banca 5, 2 euro prima, 1,70 dopo. PayPal non sempre disponibili e poi in base al tipo di carta e al tipo di conto, condizioni favorevoli per PagoPa, 1,50 euro. Supermercati GTO, in base alla catena. E poi prima e solo dopo in base alla catena. La catena della bicicletta. F24, gratuito per cittadino prima, poi in base alla catena, non dichiarato. Non dichiarato. Pagamento presso gli sportelli della pubblica amministrazione, contante o carte di credito. No? Dice qua prima, poi a breve disponibile attraverso posti fisici integrati con pagamento tramite carta di credito. Poi la carta di credito prima
variava in base all'accordo e viene assorbito da, poi Satispay non disponibile e invece dopo 0 euro fino a 10 euro e 0 euro per importi superiori. Allora, questo che sta a dire? Sta a dire che non c'è praticamente nessun vantaggio, ma no, per dimostrare che hanno messo sta cazzo di tabellina in cui dimostrano, vorrebbero dimostrare che ci sono dei vantaggi da prima e dopo, che in realtà sono bazzecole, qualche centesimo in qualche caso, ma quasi mai. E allora continua a dire lo scemo di turno, no? Le commissioni per la gestione del pagamento sono accusate di alcuni costi di servizio che i PSP sostengono per garantire il servizio di qualità, dicono loro. Ad esempio la continuità di erogazione, vabbè, insomma, cazzate, tralasciamo, andiamo oltre. Allora, importante, in forza alla nuova formulazione dell'articolo 5 del Codice di Amministrazione Digitale, che è il decreto legislativo numero 82 del 2005, come abbiamo detto prima, le pubbliche amministrazioni centrali e locali sono chiamate a consentire, le parole hanno un significato e un significante. Consentire significa permettere, no? Quindi possono permettere agli utenti, cittadini, imprese e professionisti di eseguire con mezzi elettronici il pagamento di quanto a qualsiasi titolo dovuto dalla pubblica amministrazione. Questo dice la legge, non dice che obbliga a pagare solo in formato elettronico. Dice che c'è a disposizione, oltre al pagamento in contanti, anche quello elettronico. Questo dice la legge. E non che obbliga il cittadino a pagare con carta di credito o carta di debito. Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica e al fine di garantire la omogeneità di offerta ad elevati livelli di sicurezza, le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15, comma 5 bis del decreto legge numero 179/2012, come convertito in legge, sono tenute ad avvalersi di infrastruttura tecnologica pubblica, meglio conosciuta come nodo dei pagamenti SPC, messa a disposizione dall'agenzia pagamento, non mi ricordo più, vabbè. L'esecuzione dei pagamenti elettronici a favore della pubblica amministrazione, sia centrale che locale, avviene sulla base del quadro normativo composto dal coordinato, dal combinato disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo 82/2005 e l'articolo 15,5 bis del decreto legge 179/2012 convertito con legge 221 del 2012. L'insieme di queste disposizioni è stato attuato con l'emanazione da parte dell'AGD della determina numero 8 del 2014 recante le testualmente linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori pubblici di servizi. Allora andiamo a vedere le leggi. La Payment Service Directive, ovvero la direttiva europea che regola i pagamenti in ambito europeo, la cosiddetta SEPA, che è l'insieme delle leggi che determina le modalità di funzionamento del sistema finanziario, quindi delle banche, delle modalità di pagamento, eccetera, proibisce di applicare commissioni di incasso in aggiunta alle somme che il cittadino deve corrispondere per l'esecuzione del pagamento. Ma anche qui vediamo poi che invece non è affatto. Queste norme sono state ricevute in Italia dal decreto legislativo 11/2010. Il sistema PagoPA rappresenta un prezioso, ambizioso, strategico e innovativo, un progetto innovativo che introduce semplicità nei rapporti, valorizzando trasparenza, concorrenza e autonomia sia nel settore pubblico che in quello privato, e mira a rendere più efficace la pubblica spesa per rinunciare a politiche di contenimento della spesa. Senza rinunciare a politiche di contenimento della spesa. Con PagoPA l'utente non è più chiamato ad eseguire il pagamento attenendosi alle indicazioni impartitegli dalla singola pubblica amministrazione creditrice, ma potrà scegliere come eseguire il pagamento fra numerose soluzioni offerte liberamente e in via concorrenziale sul mercato dei PSP. Ricordiamoci sempre, e poi dopo ci arriviamo, pertanto con l'obiettivo di ribaltare la pregressa logica della riscossione eseguita dalla pubblica amministrazione, che prevedeva un'attività di convenzionamento tra la pubblica amministrazione stessa
e i PSP quale suo riscossore speciale con limitazioni per l'utenza e costi per la pubblica amministrazione oltre che per il pagatore. Con il sistema PagoPA tutti i PSP aderenti possono eseguire pagamenti in favore della pubblica amministrazione facendo leva sui propri rapporti contrattuali occasionali o meno con l'utente pagatore senza più necessità di alcun tipo di convenzionamento da parte della pubblica amministrazione. Cioè devi quindi comunque passare attraverso le banche. Hai capito che figli di puttana? Allora che PSP che esegue, ascoltate, della pubblica, PSP che esegue il pagamento pertanto si configura in via occasionale o meno come prestatore del pagatore e non come prestatore del creditore beneficiario. Questo qua è il cardine di tutta sta vicenda qua, cioè loro si sono tolti il fiato sul collo delle banche per mettere il fiato sul collo ai cittadini, cioè il vampiro succhia sangue che prima succhiava il sangue anche alle istituzioni dello Stato, adesso lo spilla solo ai cittadini. Questo è il cardine, è il centro di gravità permanente da cui nasce tutta questa porcheria, raccogliazza di porcheria, di spudoratezze che puzzano pure la carta, per quanto è infame quello che hanno fatto. Il sistema PagoPA difatti non prevede alcun tipo di rapporto contrattuale tra PSP e ente creditore, cioè fra banca ed ente creditore. Chiamano PSP perché è più bello, così la gente non capisce, no? PSP significa banche, finanziarie, strozzini di vario genere. Allora, per cui le commissioni sono applicate al cittadino dal PSP e non lo dicono. Eccolo qua. Selezionato liberamente tra i PSP aderenti per il servizio di pagamento da lui richiesto. Di conseguenza, in applicazione del principio tariffario comunitario cosiddetto share del divieto, e del divieto di surcharge, cioè sovraccaricare, come recepiti a livello nazionale del decreto legge 11/2010 di ricepimento della direttiva Payment Service Directive, PSD, il pagatore è chiamato a pagare le commissioni al PSP per lui selezionato, da lui selezionato. Tali principi, stante il funzionamento di PagoPA, sono rispettati anche, ascoltate, sti paraculetti che lo sanno bene quanto cazzo di infamità hanno fatto, lo sanno, leggete sto paragrafo qua poi. Tali principi, stante il funzionamento di PagoPA, sono rispettati anche nell'operatività del pagamento con carta. Precisato, fin qui esposto, appare per completezza opportuno segnalare che quanto avviene con PagoPA, ossia consentire ad un PSP aderente e selezionato liberamente dall'utente di richiedere una commissione per l'operazione di pagamento, costituisce una fattispecie in nessun modo assimilabile alla pratica illegale, articolo 3,4 del decreto legislativo 11/2010, è scorretta, articolo 21,4 bis, articolo 62,1 decreto legislativo 206 del 2005, del surcharge. Quindi lo sanno bene che cosa stanno facendo. Pertanto, i soggetti sottoposti all'adesione all'infrastruttura del nodo dei pagamenti PSC per incassare quanto sopra di spettanza devono mettere a disposizione dell'utenza le modalità di pagamento offerte dal sistema PagoPA, che possono essere affiancate dal servizio di pagamento per cassa. Mo lo dice anche qua, che possono essere affiancate dal servizio di pagamento per cassa. Lo ripeto, che possono essere affiancate dal servizio di pagamento per cassa, cioè significa che vai lì con i soldi in bocca e gli dici beccare i soldi, non come è successo l'altro ieri all'amico Stefano Magnani, che è andato all'ufficio delle entrate e voleva pagare in contanti, gli hanno detto no, non, è dovuto andare dal tabaccaio perché lui non c'ha il conto e prendere le bolli e poi fissarli sul documento che aveva preso, la copia che è rimasta all'ufficio delle entrate. Una cosa demenziale, come minimo. Allora, quindi questa modalità costituisce una fattispecie, pertanto i soggetti sottoposti all'adesione delle infrastrutture, eccetera, eccetera, devono mettere a disposizione, eccetera, che possono affiancare al servizio di pagamento per cassa presso l'ente o il soggetto che per tale ente svolge il servizio di tesoreria e cassa. Ricordando quanto questo esposto, un ente locale può in via autonoma, nel rispetto della normativa attuale vigente, secondo le proprie scelte gestionali di autonomia contabile, escludere completamente i versamenti per cassa al fine di eliminare l'uso del contante.
prima dice che si può fare e alla fine del periodo dice che si può fare. Cioè, questi sono proprio scemi, proprio a livello del neurone, un sai unico neurone malato, che si vede con la fronte bassa così, no? L'assassino scemo, e questi sono così. Quelli di Cattaneo, sì. Carlo Cattaneo, che aveva fatto la ricerca del criminale, no? Non era Carlo Cattaneo. Oddio, chi era? Oddio. Vabbè, un altro. Sì, nel suo periodo però, adesso non è. Sì, vabbè, è un altro. Lombroso. Lombroso, Cesare Lombroso. Esatto, Cesare Lombroso, che poi ha fatto anche il museo, no, certo, del criminale. Lombrosiano, il museo lombrosiano. Una cagata assoluta, solo uno scemo come lui lo poteva aver fatto, certo. E poi doveva essere meridionale e basta, perché i meridionali hanno una fonte tipo l'uomo di Neanderthal, no? Sì, appunto. Tipo militante dei militante del Regno delle Due Sicilie. Ah, sì, sì. Allora, ora appare, questo lo scrivo io, ora appare chiarissimo il primo intento criminale dei fautori di questa inarrivabile porcheria, e cioè travasare e scaricare sic et simpliciter tutti gli oneri della gestione della raccolta dei pagamenti della pubblica amministrazione dalle strutture dello Stato, dalle spese e tasche dello Stato, alle tasche degli ignari ed impotenti cittadini. Questo è un comportamento tipicamente mafioso, indegno di uno Stato sociale e soprattutto di diritto. Però, tuttavia, e in aggiunta c'è un secondo punto che è altrettanto, se non più, importante. Con la sentenza, siccome anche i magistrati delle varie corti sono una banda di delinquenti oramai, perché se non sono delinquenti danno le dimissioni, no, ma danno le dimissioni, quelli che, oppure rimangono, li mettono in condizione, no, vengono, rimangono rinchiusi nelle piccole procure della Repubblica provinciali, no, dove non succede mai niente. Scelgono magari proprio loro intenzionalmente un tipo di vita del genere, perché oramai stanno lì e cercano di fare il loro lavoro al meglio che possono. Con la sentenza, però sentite questa, è troppo bella, con la sentenza 20.643 del 2014, depositata il 30 settembre 2014, la giurisprudenza ha affrontato l'annosa questione relativa alla possibilità di estinguere un'obbligazione pecuniaria tramite la consegna di un assegno bancario in luogo del denaro. Nel caso di specie, a fronte dell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria per la predetta modalità, il creditore da un lato rifiutava il relativo pagamento e dall'altro lato rilevava il grave inadempimento da parte del primo, agendo poi per la risoluzione del contratto. Sul punto il Supremo Consesso, ribaltando le decisioni assunte dai primi due gradi di giudizio, si è pronunciato accogliendo le ragioni del creditore, cioè di quello che doveva avere i soldi. Doveva ricevere i soldi. Nella suscitata sentenza si argomenta che in mancanza di specifiche pattuizioni circa la modalità di pagamento del prezzo, come nella specie, trova senz'altro applicazione il principio espresso dal combinato disposto degli articoli 1277 del Codice Civile e 1182,3, e cioè secondo i cui i debiti pecuniari devono essere estinti mediante, ascoltate bene, moneta avente corso legale nello Stato ed eseguiti presso il domicilio del creditore. Il contesto è estremamente vago ed opinabile ed occorre chiarire. Cosa dice esattamente il 1277? I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale. Poi, anche in previsione che possano cambiare le situazioni di fondo, se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento, perché il pagamento può essere differito nel tempo ovviamente, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima. Allora entriamo nel dettaglio. Uno strumento di pagamento ha corso legale in un territorio quando nessuno può rifiutare di riceverlo in adempimento ad un pagamento in quella valuta. Il creditore deve accettare il mezzo di pagamento per il suo valore nominale. Storicamente, questo è importante, ma ha ripercussioni importanti, per esempio nella Repubblica di Weimar nel 23-24, quando c'era una svalutazione del 200% al giorno, o in Argentina dove c'era il 20% al giorno nel 92-93, pagare un determinato giorno piuttosto che un altro
in valuta locale e in valuta legale era una tragedia, perché se uno aveva diciamo, preso un debito nel 85, per esempio nel 1985 in Argentina, e pagava nel 93, quel denaro che valeva X nel 92 valeva Y elevato alla centesima esponente, potenza, alla centesima potenza, e non era possibile. Ecco perché poi appunto nel comma secondo l'articolo 1277 prevede proprio anche questo caso, in cui ovviamente deve esserci il valore, diciamo, di acquisto, un valore anche commerciale d'acquisto paragonabile, non che deve essere lo stesso numero, cifra numeraria e basta. Allora, uno strumento di pagamento, dov'era? Allora, quando nessuno può rifiutare di riceverlo in adempimento di un pagamento della valuta, il creditore deve accettare mezzo di pagamento per il suo valore nominale. Storicamente, il mezzo di pagamento cui la legge ha conferito il potere di liberare il debitore sono la carta moneta e la moneta metallica, ovvero la cosiddetta moneta fiduciaria. Invece, gli strumenti di trasferimento di moneta documentale, come gli assegni e le carte di pagamento, non godono del corso legale e possono quindi essere rifiutati dal creditore. L'espressione corso legale non riguarda perciò le valute, ma solamente i mezzi di pagamento. I mezzi di pagamento. Perché la valuta è una cosa, i mezzi di pagamento sono tutt'altra. Tuttavia, il corso legale è attenuato da altre disposizioni di legge che ne limitano il potere liberatorio. Ad esempio, ci sono norme di legge che obbligano il debitore a effettuare i pagamenti oltre un certo valore mediante assegni o bonifici, come adesso in Italia, a partire dal 2005. Il corso legale può subire anche le altre deroghe. Nei paesi socialisti, ad esempio, certi negozi erano riservati a chi pagava in valuta estera ed era proibito pagare in moneta legale. I signori comunisti, capoccioni, ricordiamoci, sempre in valuta la estera, Russia, certo, in dollari, esatto. Gli odiatissimi dollari, esatto, no? Che certo. Però tornano sempre a galla, certo. Ma guarda un po'. Tuttavia, allora abbiamo detto nei paesi socialisti, a partire dal 28 febbraio 2002, l'euro è la sola moneta avente corso legale nella zona euro e quindi anche in Italia. In Italia il rifiuto di moneta avente corso legale è un illecito amministrativo, salvo altre azioni, altri articoli del codice penale. Chiunque rifiuta di ricevere per il loro valore monete aventi corso legale nello Stato è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 30, articolo 693 del codice penale. Secondo la disciplina, a proposito, mi sa che non ci ho messo il codice 1693, lo sai? Beh. Non ci ho messo. Vabbè, è citato qua. Certo. Qualche errore lo faccio anche io ogni tanto. Secondo la disciplina civilistica, inoltre, i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale, come abbiamo già detto. Se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento. È illecito il rifiuto nella valuta ufficiale come mezzo di pagamento. Articolo 1278 che concorda col codice penale, articolo 693. Corso legale di alcune valute è disciplinato anche dagli accordi sovranazionali per le transazioni commerciali e finanziarie. Gli accordi di Bretton Woods prevedevano che il dollaro fosse l'unica moneta utilizzabile per i pagamenti tra paesi aventi valute diverse. Quindi per capire esiste anche questa fattispecie. Il corso legale è quello della moneta legale avente per legge il potere liberatorio, come abbiamo detto già tante volte, ma qui lo dico in maniera un po' diversa in modo da far capire meglio. Cioè la caratteristica di non poter per legge essere rifiutata per l'estinzione delle obbligazioni pecuniarie nello Stato in cui è stata messa. Principio sancito dal nostro diritto dagli articoli 1277 e 78, come abbiamo detto più volte.
Tanto le banconote quanto le monete metalliche possono avere corso legale in uno Stato, ma il corso legale compare storicamente come privilegio concesso solo alle banconote per razionalizzare la circolazione monetaria e segna il passaggio dalla semplice carta moneta fiduciaria della carta alla maturità. Le monete metalliche avevano in precedenza un potere liberatorio che derivava dal valore intrinseco e la circolazione in uno Stato era composta da una pluralità di monete emessa anche da altri Stati. Ricordiamoci che in Italia c'erano 6 Stati e in ogni Stato circolavano le monete degli altri 5. E quindi il corso legale quindi può accompagnarsi alla libera convertibilità della moneta, un tempo in monete d'oro e d'argento, oggi in moneta forte, oppure alla convertibilità, in questo secondo caso si ha il corso forzoso, vedi euro. La moneta legale è oggi sempre moneta fiduciaria anche per le monete metalliche, il cui valore intrinseco è di regola fortemente inferiore al valore facciale, quindi non importa che sulla moneta di conio da 2 euro ci sia scritto 2 euro quando in realtà vale 30 centesimi o 50 centesimi di metallo, perché quello che conta è il valore legale, il valore facciale. Ma non tutta la moneta in circolazione è moneta legale. Non lo è la moneta bancaria e la moneta elettronica. Sul punto le innovazioni introdotte dalla legge di legislazione antiriciclaggio, legge 1991 la legge 197 del 1991. Vabbè, mi sono sbagliato. 1991 del 97. Lo Stato ha la prerogativa sovrana, dice la legge, lo Stato ha la prerogativa sovrana di individuare una moneta che da quel momento diventa moneta di Stato o moneta legale. Lo Stato paga i propri fornitori interni in tale moneta ed impone il versamento dei tributi in tale moneta. Dal momento in cui lo Stato, mediante un provvedimento legislativo, definisce la moneta di Stato, questa assume la proprietà di essere ritenuta liberatoria per legge delle obbligazioni pecuniarie, per cui il debitore si libera della propria obbligazione pecuniaria versando al creditore la somma richiesta in moneta di Stato. La moneta bancaria o scritturale, invece, è quella che nasce in conseguenza di mere scritture contabili effettuate dalle banche nei propri database. La moneta bancaria o scritturale, invece, è quella che nasce... L'ho detto due volte proprio perché si capisse bene. La moneta bancaria o scritturale, invece, è quella che nasce in conseguenza di mere scritture contabili effettuate dalle banche nei propri database. Spero che sia chiaro a tutti. Sono moneta bancaria o scritturale, ad esempio, i bonifici bancari, gli assegni circolari, anche gli assegni circolari, non solo gli assegni personali, assegni di conto corrente, ma gli assegni circolari. Quindi uno può tranquillamente rifiutarlo, perché l'assegno circolare può essere tranquillamente considerato un'usurpazione di diritto. Quindi, ricominciamo. Sono moneta bancaria o scritturale, i bonifici bancari, gli assegni circolari, gli addebiti diretti, i versamenti mediante carte di credito o carte di debito o prepagate. È chiaro? Si tratta di moneta scritturale proprio perché la banca, a fronte di ordini di pagamento da parte del debitore, che può essere impartito in varie forme, sia cartacee, per esempio gli assegni circolari, che elettronici, per esempio con i bonifici online, si limita a debitare il conto del debitore e ad accreditare quello del creditore, o a trasferire la relativa informazione, per esempio 100 da tizio a Caio, in formato elettronico presso la banca del creditore, qualora essa fosse differente da quella del debitore. In ogni caso, il trasferimento, e di questo abbiamo già parlato ampiamente in tantissime altre querelle che abbiamo fatto negli anni passati, e che se qualcuno vuole può andarsene a leggere sul sito di Alba Mediterranea 1, scritto Alba Mediterranea 1 tutto attaccato, documenta, dove c'è scritto documenti recenti, lì andate a trovare qualche centinaio di querele. Quindi, in ogni caso, il trasferimento di moneta scritturale non prevede il trasferimento di moneta di Stato, in quanto non vi è versamento né di banconote né di monete metalliche, cioè non vengono movimentate monete né banconote, di nessun genere, in nessun luogo, in nessun momento, per nessuna ragione. In ogni caso, il trasferimento... Le banche sono in grado di gestire i pagamenti in moneta scritturale grazie a una camera di compensazione interbancaria
che consente loro di regolare le rispettive per partite creditorie e debitorie, ossia la disposizione monetaria da una banca all'altra. Un meccanismo analogo si riscontra per le transazioni internazionali, mentre i pagamenti transfrontalieri nell'Unione Europea vengono gestiti da una camera di compensazione che si chiama sistema Target 2, dove Target sta per Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System, ripeto, Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System. La Banca Centrale Europea ha chiaramente puntualizzato che la moneta strutturale o moneta bancaria non è moneta legale. Lo dice pure la BCE. La Banca Centrale Europea ha confermato più volte. Ne consegue, in base a questa impostazione, che il creditore può legittimamente rifiutarsi di ricevere dal proprio debitore un pagamento che non sia in contanti. È chiaro? Questo vale per tutti, per i cittadini fra cittadini, per affari su affari, business to business, come lo volete chiamare, e anche business to public, come si dice, public administration, sì, public administration, oppure da cittadino a public administration. Cioè la pubblica amministrazione non è fuori dalla legge. La pubblica amministrazione deve subire le conseguenze delle leggi, se no cambi le leggi, non puoi fare le leggi per i cittadini di serie A, di serie Z e differentemente se leggi per lo Stato, non è possibile. Quindi, ma se il pagamento in questione dovesse superare la soglia prevista per legge per i pagamenti in contanti, cioè i 3 milioni fatidici, in questo caso sorgerebbe un vistoso conflitto normativo, ancora di più, cioè conflitto, una serie di conflitti infinita, poiché in buona sostanza tale previsione normativa vieta di usare la moneta di Stato oltre una certa soglia, cioè i 3.000 euro, quindi tale norma collide evidentemente con la fondamentale norma dell'articolo 1277 del Codice Civile, che detta un principio cardine per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie. Non si può quindi allo stesso tempo imporre da una parte e vietare dall'altra una certa modalità di estinzione delle obbligazioni pecuniarie. Una volta statuito che le obbligazioni pecuniarie si estinguono con moneta avente corso legale dello Stato, non ha particolarmente senso statuire con un differente provvedimento normativo che per alcune obbligazioni pecuniarie, ossia quelle al di sopra di una certa soglia, attualmente fissata in Italia a 3.000 euro dall'articolo 1,898 della legge finanziaria 2008, la fanno sempre infilano sempre nel, sì, come articolo della legge finanziaria, no? Sì, in modo che la gente non sappia un cazzo. La legge 208/2015, la moneta avente corso legale dello Stato è inidonea relativa in adempimento. Questo è semplicemente demenziale, l'ho scritto a caratteri cubicali, è demenziale. O la moneta dello Stato è idonea, anzi è legalmente prescritta, o non lo è, altrimenti il legislatore sta evidenziando che per tutta una serie di obbligazioni pecuniarie, ossia quelle al di sopra della soglia prefissata, la moneta avente corso legale nello Stato ha un'efficacia liberatoria inferiore rispetto a quella della moneta bancaria, che è una moneta privata, che più privata non si può. Anzi, la moneta di Stato perde proprio il proprio corso legale a favore del corso della banconota, divenuta legale oltre dalle soglie della moneta bancaria. Questa è una follia. Cioè ci sono tutta una serie di cascate a discesa dal codice civile e dalla Costituzione, abbiamo visto pure agli articoli delle determine, no? La determina numero 898, che cazzo ce ne frega noi della determina, no? Che valgono più della legge dello Stato, più della Costituzione, più del codice civile. Ma siamo matti, cioè siamo al punto in cui uno impone il proprio volere a prescindere dal coordinamento con le norme preesistenti. È una follia, cioè siamo proprio alla disgregazione della logica dell'amministrazione, della logica degli amministratori. Sono dei folli, dei pazzi, oltre che criminali, lo sappiamo, l'abbiamo detto in pratica volte. La moneta di Stato sarebbe moneta legale solo fino a 3.000 euro, quando la moneta di Stato diverrebbe illegale, mentre la moneta bancaria privata diventa la nuova moneta legale. Una canagliesca truffa, lo scrivo anche qua,
a caratteri cubitali, così la gente che legge, un procuratore che legge, tanto sappiamo bene chi sono, no? Sarebbe un colpo di culo tremendo trovare in mezzo a 14.700 uno che si salva, ma mai desistere. L'orientamento della Banca Centrale Europea sulla moneta bancaria è conforme alla giurisprudenza italiana maggioritaria, ma nel 2007 con la sentenza 26.617 la Corte di Cassazione, pronunciandosi a sede a sezioni unite, ossia la massima funzione di nomofilachia, sì? Garanzia di uniforme interpretazione della legge e dell'unità del diritto nazionale, ha statuito che il debitore ha facoltà di liberarsi da propria obbligazione pecuniaria quand'anche essa fosse al di sotto della soglia legislativa legislativamente prevista, non solamente mediante un pagamento in moneta avente corso legale dello Stato, ma anche mediante moneta bancaria, nella specie assegno circolare. Hai capito? Questo hanno fatto i giudici. E qui c'è il testo della sentenza, numero 26.617 del 18 dicembre 2017, e che dice: nelle obbligazioni pecuniarie il cui importo sia inferiore a 12.500 euro o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare a sua scelta in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare. Nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, come invece nel secondo solo per giustificato motivo da valutare secondo la regola della correttezza e della buona fede oggettiva. L'estinzione dell'obbligazione con effetto liberatorio del debitore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo caso il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio della inconvertibilità dell'assegno. Mi sembra più che giusto. Però qui dice anche una cosa corretta, invece dice che il debitore ha facoltà, anche per 12.500 euro, dice che il debitore ha facoltà di pagare con moneta legale. Quindi anche questa sentenza confligge e contunde contro il dettato della... C'è qualche amico suo che diceva caso... No, è opinabile. Vai dal giudice, anche sì. Se c'è torto, ti dà ragione. Sì. O viceversa, se c'è ragione, c'è l'amico suo che è quello che gli interessa la cosa, sì. E ti dà torto, insomma, capito? Allora. Quindi la certezza della giustizia in Italia, oramai questo è accertato, non esiste. Quindi la massima autorità giudiziaria, in opposizione a quanto avrebbe successivamente rilevato la Banca Centrale Europea, ha praticamente sostenuto che non solo la moneta bancaria è moneta a corso legale al di sopra della soglia legislativamente prevista, ma lo è anche al di sotto della soglia. Certamente. È chiaro? Quindi è un'ulteriore porcheria. Quindi, mentre la moneta di Stato è moneta legale solo al di sotto della soglia legislativamente prevista, la moneta bancaria lo è sempre. L'ha detto Alice nel Paese delle Meraviglie. E giustamente la magistratura italiana, composta di alicioni, sentono quelle che dice Alice. Con la firma del Trattato di Yamato. Tra l'altro col consenso del Mago di Oz, certo. Perché non è soltanto Alice, ma anche il Mago di Oz. Con la firma del Trattato di Maastricht, l'euro è diventato l'unica moneta avente corso legale nei paesi firmatari, fra cui anche la Repubblica Italiana, dicono loro, Repubblica ancora, vabbè. L'articolo 128, infatti, del Trattato di Maastricht recita: la Banca Centrale Europea ha diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote dall'interno dell'Unione. E poi la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconoti aventi corso legale nell'Unione. Oh cazzo! Disse la Marchesa, no? Sì. E vabbè. Vedendo il cazzo di un bulo. Analogamente a quanto sopra osservato, anche dalle previsioni normative aderente per l'ordinamento italiano, a quanto statuito nell'articolo 1277, collide con i limiti dell'utilizzo del contante. Poiché infine la banconota emessa dalla Banca Centrale Europea e dalle banche centrali costituiscono l'unica moneta avente corso legale nell'Unione e quindi nella Repubblica Italiana, l'offerta di pagamento in tale moneta non potrebbe legittimamente essere rifiutata. Lo dice pure la Banca Centrale Europea. E poi ne consegue, ma in conseguenza della soglia legislativamente prevista dell'uso del contante, un'offerta di pagamento che superi tale soglia non può essere accettata. Può essere non accettata. È chiaro? Tale aporia, bello sto termine, mi è piaciuto, l'ho letto e l'ho rifatto tale quale. Come disse la vecchia zia.
Tale aporia normativa appare insolubile, no, insolubile per la situazione di fatto attuale, ma basterebbe prendere qualcuno e decapitarlo immediatamente e vedresti che le cose tornano a posto in pochi secondi. Automaticamente. Tale aporia normativa appare insolubile nelle finalità comunicate al fine dell'introduzione di tale soglia, lotta all'evasione fiscale, il riciclaggio, cazzate e amenità varie del genere, sono idonee a risolvere un conflitto così radicale, già che sotto il profilo logico l'individuazione di una data finalità, ancorché lodevole, non è sufficiente a dirimere una incoerenza logica. È inaccettabile, cioè è come dire... Stasera andiamo a cena? Dico di sì, e poi tu dopo 10 secondi dici andiamo a cena, io ti dico no. Così, alternativamente ogni 10 secondi. Perché questo è il modo di ragionare della classe dirigente italiana di oggi. Tutto ciò premesso, chiediamo a di voler procedere con gli atti di competenza in ordine alla configurazione delle fattispecie dei reati sopracitate, eccetera, eccetera, di procedere per la penale punizione dei colpevoli, fine di impedire la continuazione dei reati ravvisati in carcere, c, di ripristinare la legalità in base ai documenti che lo comprovano. Ricordiamo, sottolineiamo, enfatizziamo ad uso di chi ci legge, cioè del procuratore, rammentando l'obbligatorietà dell'azione penale, articolo 112 della Costituzione, e in caso di evidenti violazioni di legge, e ricordiamo altresì il giuramento prestato nei confronti della legge delle istituzioni della Repubblica dello Stato italiano, dei cittadini italiani tutti, a cui l'operato di questo giudice si deve uniformare, eccetera, eccetera, eccetera. Oh, ma tu questo non hai firmato? Firma? Stavo tirandolo, ho visto, qui non c'è sta per niente la mia firma. Tu devi firmarlo tutto, oh. Tutto. Vabbè, per fortuna che te l'ha dato a te, a quelle che si sono tenuti loro. Dai. Vabbè, io finché per concludere vi faccio vedere due libri, cari amici, ne parleremo un'altra volta. Guardate soltanto i titoli. E questo che è importantissimo. No, ma dopo ne parliamo. No, dai, chiudiamola qui perché è lunga. Ecco. Ne parleremo un'altra volta, cari amici, a presto. Cioè, mentre tu chiudi, io metto la firma.